Con questa breve presentazione io vorrei invitarvi a riflettere su qualcosa che è importante per capire perché nella Costituzione la scuola ha trovato posto in un certo modo. Ecco, per cominciare a ragionarci, facciamoci delle domande. Provate ad immaginare se voi oggi non sapeste accedere ad internet per trovare le notizie che vi servono, o anche per studiare, o anche banalmente per potervi prenotare un treno o un vaccino. Oppure immaginate di non essere in grado di leggere le ultime leggi che escono. Ad esempio, sapere se potete o no uscire in una zona rossa piuttosto che arancione, o sapere quali sono i requisiti per poter avere un accesso all'università, una borsa di studio, o come fare un Erasmus. Immaginate di non sapere cosa stia succedendo dall'altra parte del mondo. Tutto questo ha a che fare con la cultura. E quindi è da questo tipo di problematiche, di domanda, che io voglio partire. Forse non avete mai riflettuto veramente, perché date per scontato il fatto di venire a scuola tutti i giorni, anche se questa pandemia dovrebbe averci insegnato il contrario. Ma rendiamoci conto che in realtà il diritto all'istruzione è abbastanza recente. Soltanto un secolo fa era molto facile trovare persone che addirittura non erano in grado né di leggere né di scrivere e che, ad esempio, per poter leggere una lettera che il proprio marito emigrato in America mandava, le mogli dovevano rivolgersi a qualcuno letterato capace di poterli leggere. Quindi questo diritto di poter studiare, poter imparare almeno anche soltanto a leggere e scrivere, in realtà fino all'inizio del Novecento era qualcosa di veramente molto molto poco scontato. Cerchiamo di capire in che modo si è venuto affermando che l'istruzione, la cultura è qualcosa di importante per gli esseri umani. Partiamo da quello che è stato il 1800, il secolo della rivoluzione industriale. È un secolo che ha cambiato il mondo. Si è passati da una vita agricola in cui la maggior parte delle persone aveva uno scambio delle conoscenze con pochi, quelli del villaggio piuttosto che del paesino, ad un mondo in cui persone lasciavano le campagne per andare nelle città a lavorare. Un mondo in cui è cambiato il modo stesso di lavorare. Pensate che, ad esempio, a metà dell'Ottocento non era raro vedere davanti ad un telaio dei bambini piccoli che stavano magari 10 ore al giorno. Quindi è un secolo che ha cambiato la vita quotidiana delle persone e ha fatto nascere un sacco di problematiche nuove. Problemi relativi allo sfruttamento del lavoro, problemi relativi all'essere spiantati dalla terra in cui si era nati per poter andare altrove. Questo ha portato ovviamente, oltre al progresso economico che conosciamo, quindi al fatto che è nato il nostro mondo moderno, ha portato anche alla necessità di porsi le domande. Ma tutto ciò è giusto? Fino a che punto si può comprimere e sacrificare la libertà dell'individuo? Ecco che l'Ottocento è anche l'anno in cui si comincia a parlare di idee di uguaglianza, di giustizia, libertà. Non scordiamoci d'altra parte che poco prima c'era stato, alla fine del secolo precedente, la Rivoluzione francese. L'Ottocento è il secolo in cui nascono i primi grandi partiti di massa. In questo mondo in trasformazione, l'interesse per l'istruzione, il fatto di saper leggere e scrivere, è non solo importante per questi individui, questi uomini, queste persone che approdano al mondo nuovo e si pongono delle domande, cercano di avere una loro indipendenza. Pensate che, ad esempio, nelle case del popolo, che erano organizzate dalle società di mutuo soccorso prima e poi dai sindacati, si insegnava a leggere e scrivere. Ma questa esigenza di istruzione comincia però a essere anche propria da parte di quelli che sono l'altra parte della barricata, chiamiamola così, cioè i capitalisti, i quali cominciano a dire: noi non possiamo permetterci di avere dei lavoratori che non siano capaci, ad esempio, di leggere un cartello, di capire un'istruzione per usare una macchina, o comunque che non abbiano sviluppate quella creatività, quella capacità che potrebbe portare al progresso della società. Quindi diciamo che la cultura comincia a diventare importante sia per gli individui che chiedono di essere liberi, ma anche per la società stessa che ha bisogno di persone istruite e preparate, capaci di dare un contributo attivo. In Italia questo lo si vede chiaramente, ad esempio, nel 23, quando la riforma della scuola fatta dal filosofo Giovanni Gentile disegna un modello di scuola pensato per il paese. L'idea è riprodurre con la scuola una classe dirigente colta, preparata, che possa accedere ai ranghi più alti e poi via via una sempre più larga base di tecnici, quindi capaci di pensare per la produzione, e di persone che siano capaci di entrare invece nel lavoro dal punto di vista puramente operativo. La riforma Gentile ha retto la scuola italiana per molto tempo e comunque indubbiamente ha avuto dei meriti perché ha posto la cultura al centro del sistema paese. Ma il vero problema forse era quello che, dal punto di vista di una società che volesse essere libera, fatta di cittadini che partecipano, ecco, questa scuola
risentiva di un approccio abbastanza classista, perché di fatto se si nasceva poveri non si aveva la possibilità a 10 anni, era l'epoca, era l'età in cui era imposta la scelta secondo la riforma Gentile, non si aveva la possibilità a 10 anni di scegliere un percorso che poi ti avrebbe portato all'università. Quindi era un tipo di scuola che sì, funzionale allo sviluppo economico del paese, però assolutamente già da subito classista, vale a dire chi poteva sapeva perché era nato ed era di agiata famiglia, sceglieva lo studio di indirizzo universitario, e chi invece da subito, già a 10 anni, sceglieva il percorso che lo avviava alle scuole professionali. Tuttavia, anche il mondo, questo mondo rigido, questo mondo diciamo antico, fra le due guerre, comincia ad avere segni di cedimento. Un esempio classico lo abbiamo già con la crisi del 29 in America, alla quale risponde in modo molto brillante il presidente Roosevelt con un piano di riforme che rilanceranno chiaramente il paese. Queste idee finalmente prendono piede anche in Europa. Il personaggio che vedete rappresentato nella foto è Lord Beveridge, un liberale inglese che nel 1942 fece un rapporto per spiegare la necessità di poter creare un vero e proprio stato sociale. E c'era un detto che era praticamente molto caro agli inglesi ed era che lo Stato ti aiuta dalla culla alla tomba. Ecco, l'idea di Lord Beveridge di fatto è un'idea innovativa, soprattutto per il tipo di classe sociale da cui egli proviene, quindi gli interessi diciamo liberali. Ma soprattutto è innovativo perché in quell'Europa che ancora sta vivendo la guerra, pone le premesse per quello che poi sarà lo spirito del 45, come è stato chiamato dal regista Ken Loach, cioè quell'idea di un'Europa in cui ai cittadini europei, oltre che garantire genericamente pace, viene garantita comunque libertà, aiuto, assistenza, e in tutto questo la scuola diventa uno dei pilastri fondamentali del modello europeo. L'idea che l'istruzione debba essere messa tra i pilastri fondamentali della società, viene anche recepita in alcune dichiarazioni importantissime. Ad esempio, nel 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua Dichiarazione Universale, scrive l'articolo 26 che ogni individuo ha diritto all'istruzione, che deve essere gratuita per almeno le classi fondamentali e per di seguito. Ma soprattutto, una cosa importante sottolineare, nell'articolo 26 viene chiaramente detto che l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e dal rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Anche in Italia non siamo da meno. Anzi, in un certo senso anticipiamo anche, perché appunto nel 1º gennaio del 1948, quando entrò in vigore la nostra Costituzione, c'era scritto chiaramente qualcosa di molto importante, cioè che la scuola era l'istituzione deputata allo sviluppo dell'istruzione, cioè la scuola era uno dei pilastri, addirittura la scuola viene considerata un'istituzione di rango costituzionale perché proprio è esplicitamente prevista lì dentro. Quali sono gli articoli più importanti per poterla comprendere? Beh, sicuramente i due che esplicitamente parlano di scuola, il 33 e 34, ma si trova anche un'interessante premessa proprio nell'articolo 3. Nell'articolo 3, al secondo punto, secondo comma, si parla di uguaglianza nel punto di partenza. Cioè si dice che uno dei compiti della Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà dei cittadini, impediscono il loro sviluppo. Fra questi, evidentemente, ci rendiamo conto che la mancanza di istruzione è un ostacolo e quindi il diritto all'istruzione serve a rimuovere questo ostacolo che impedisce alle persone di realizzarsi appieno. Vediamo allora questi due articoli. Beh, il 3 è il 33 è l'articolo dedicato alla libertà di insegnamento. Infatti dice che l'insegnamento è libero, ovviamente si tratta di una libertà metodologica, non di inventarsi quello che si vuole insegnare, perché ovviamente la Repubblica detta le norme generali, quindi la scuola è comunque una scuola nazionale, tale deve essere, non assoggettata ad altri poteri locali o altri interessi locali, e quindi però nell'ambito di queste norme generali c'è libertà di insegnamento, libertà di organizzarsi, libertà di dare contenuti, di scegliere percorsi, metodi. Guardate che questo è molto importante, se pensate che si usciva da 20 anni di fascismo in cui agli insegnanti veniva imposto il giuramento, veniva imposto di fatto la fedeltà al partito. E intellettuali di altissimo rango che non avevano voluto prendere la testa del partito fascista avevano dovuto lasciare l'insegnamento. Un secondo articolo molto importante è il 34, dove si parla, il 34 secondo me è proprio la conseguenza applicata alla scuola del secondo comma dell'articolo 3, no? Dove si parla di rimuovere gli ostacoli. Ecco, l'articolo 34 dice che l'istruzione inferiore, diciamo quello che si chiama la scuola dell'obbligo, è obbligatoria e gratuita. Inizialmente lo era per 8 anni, ma poi successivamente è stata estesa. Ma oltre che essere obbligatoria e gratuita l'istruzione di base, addirittura lo Stato deve prevedere per le persone che sono capaci e meritevoli
che però non hanno abbastanza mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ecco, pensate a questo e pensate alla riforma Gentile che di fatto vi costringeva a 10 anni a scegliere se potevate la strada dell'università o altrimenti scegliere il lavoro e vi rendete già conto di quanto la nostra Costituzione sia stata un grandissimo, enorme cambiamento. Tuttavia, dopo la Costituzione, non è che le cose cambiarono rapidamente dall'oggi al domani, perché l'impostazione gentiliana era un'impostazione abbastanza difficile da superare, anche perché era tutta radicata nel corpo docente, comunque in una certa cultura italiana. Guardate che l'Italia uscì dalla guerra per molti anni, restò un piccolo paese provinciale, era il paese in cui il fatto che Fausto Coppi avesse una relazione con una donna sposata era uno scandalo, si andava addirittura ad un processo. Provate a cercarvi Fausto Coppi e la Dama Bianca, è una storia romantica, carina, ma è anche lo specchio di quei tempi. E quindi la scuola di fatto risentiva di questa Italia che era molto più arretrata rispetto alla Costituzione che aveva. Però comunque si continuava a lavorare per applicarla e diciamo che una prima importante conquista avvenne proprio il 31 dicembre del 1962. È la legge che unificò la scuola media. Si disse basta all'impostazione della riforma Gentile che prevedeva dopo 10 anni, cioè quella che noi oggi chiamiamo la prima media, prevedeva di scegliere e si decise che tutta l'intera scuola media di 3 anni fossero unificati e che quindi la scelta del proprio futuro venisse rimandata al dopo, venisse rimandata quindi ai 14 anni. Ovviamente questa bellissima riforma del 62 fece un po' di fatica ad essere accettata dal punto di vista dello spirito. Pensate che ancora nel 1967, 5 anni dopo, Don Milani, nel suo bellissimo lettera a una professoressa, fa notare come certi atteggiamenti di pregiudizio erano veramente duri a morire, e come di fatto i suoi studenti venissero penalizzati per il fatto di provenire da una famiglia povera. Ma in realtà, guardate che anche oggi, nel 2021, spesso ci accorgiamo che quando alla fine della scuola media si cerca di fare un orientamento per un ragazzo, vengono adottati meccanismi che qualche volta sono veramente discutibili. Ovviamente si parla di cose molto minoritarie. Per fortuna comunque questo fenomeno adesso si è enormemente attenuato. E diciamo che la scuola italiana oggi, nel 2021, ha fatto progressi enormi rispetto a quello che era la situazione nel dopoguerra. Continuiamo il nostro piccolo percorso storico. Che cosa è successo dopo? Beh, diciamo che gli anni 60 sono stati anni di fortissimo cambiamento. Pensate che l'Italia conobbe un boom economico incredibile, proprio a cavallo dei primissimi anni 60, e questo portò ad un forte sviluppo industriale nel nord, persone che migravano, concentrazioni nelle grandi città. E in un certo senso successe in piccolo qualcosa che era già successo nel secolo precedente, vale a dire un fermento per avere diritti, per poter migliorare la propria condizione di vita. Questo fu un movimento a livello anche mondiale. Non so, pensate che ad esempio in America c'erano gli studenti che protestavano contro la guerra in Vietnam, oppure pensate a Martin Luther King, alle battaglie per i diritti. Ecco, in Italia questo fu chiamato il 68, cioè quindi praticamente l'idea che nel nostro paese bisognava finalmente modernizzare i costumi. Portò a tantissimi cambiamenti nel modo di vita. Pensate che da lì a pochi anni arrivò ad esempio la legge sul divorzio, oppure arrivò il nuovo statuto di famiglia che finalmente diceva che in una famiglia la donna non è obbligata a tenere il cognome del marito, no? Quindi tante piccole conquiste di quegli anni. Ma anche nella scuola queste conquiste vennero a partire da quegli anni. È significativo notare una cosa però, il 68 dal punto di vista della scuola nacque sostanzialmente nelle università che all'epoca non erano frequentate se non in minima parte dai figli della classe più povera. Erano proprio i ragazzi che provenivano dalle classi più ricche che, avendo potuto studiare, avevano riflettuto sulla società in cui vivevano ed avevano maturato delle esigenze di cambiamento. Questo ci fa riflettere molto sul significato della cultura. Alla fine la cultura apre gli occhi e la mente. I decreti delegati vedono la luce nel 74 e portano un grandissimo cambiamento. È la prima volta che si mette nero su bianco, a parte alcune cose che riguardavano il modo di lavorare del docente, quindi quella che era la funzione docente, ma mettono nero su bianco l'obbligo di far partecipare anche gli studenti e le famiglie alla gestione democratica della scuola. È lì che nascono le assemblee che vengono istituite. Ecco, è con rammarico pensare che l'assemblea di classe, che è il risultato dell'impegno e della lotta di tanti giovani, ormai 50 anni fa, venga spesso utilizzata dagli studenti moderni per discutere dove andare a fare il gito o come programmare l'interrogazione. Un istituto di partecipazione democratica nel quale voi potreste parlare del modo in cui venite valutati, di come vi vengono poste le verifiche, di come vivete a scuola, ecco, voi
lo utilizzate, anzi lo sprecate per parlare della gita o per parlare di come programmarvi i turni delle interrogazioni. E da riflettere, spesso le conquiste democratiche più importanti poi vengono perse per strada perché non si ha la capacità di mantenerle vive. Quel vento di cambiamento ad un certo punto cambia. E il 1989 rappresenta un po' un anno simbolo. È l'anno in cui finisce la guerra fredda, cade il muro di Berlino e il blocco dell'Est, il blocco sovietico, smette di esistere sostanzialmente. Questo però non ha comportato automaticamente quello che tutti avrebbero sperato, cioè che finalmente la fine di un sistema dittatoriale, dispotico, potesse rappresentare la libertà per tutti. In realtà, il mondo stranamente si reggeva su un equilibrio che vedeva da una parte l'Unione Sovietica e dall'altra parte il modello degli Stati Uniti. E l'Europa, che era nel mezzo, aveva avuto questa sua libertà di costruirsi un modello di welfare. Caduto uno dei due attori sulla scena, la mentalità dell'altro dilaga. Sono gli anni in cui si dice che lo Stato deve smetterla di mettersi in mezzo nell'economia, che bisogna cominciare a risparmiare e non sprecare soldi su cose, fra virgolette, inutili come i trasporti pubblici, la sicurezza, la salute, l'istruzione dei cittadini. Bisogna ridurre la spesa pubblica perché così se si riduce la spesa pubblica si riducono le tasse. Questa è una cosa su cui riflettere, ragazzi, perché ad esempio noi non ci rendiamo conto, ma uno studente italiano che arriva a laurearsi, a partire quindi dalla scuola di infanzia, costa allo Stato italiano circa 250.000 euro. Ecco, questi soldi vengono pagati dalle tasse. E se non ci fossero, dovrebbero pagarsene le famiglie. Quindi cosa succede dopo negli anni 90? Negli anni 90 succede che cambia il vento e quelli che venivano considerati prima dei diritti che lo Stato doveva garantire diventano semplicemente dei servizi da vendere sul mercato. Chi è in grado di vendere sanità può accreditarsi. Lo Stato rinuncia al suo ruolo nella speranza che il mercato risolva tutti i problemi. E purtroppo non ci sono più i protagonisti che nella fine dell'Ottocento avevano cominciato a cambiare la società, non sono più quei grandi partiti di massa, quei grandi partiti cattolici, socialisti, che portavano alla rappresentanza degli individui più poveri. Guardate che, ad esempio, tornando un attimo indietro, tra le persone che contribuirono a fare della scuola uno dei pilastri della Costituzione, c'era un grande democristiano, Giuseppe Dossetti, che con una sensibilità sociale incredibile riuscì proprio a fare entrare l'idea di scuola. Ma un altro grande fu Calamandrei. Quindi vuol dire, non è che la scuola di massa, la scuola per tutti, la scuola democratica, era baluardo soltanto di un partito politico. Era proprio fatta, come dire, pensata da tutte le forze democratiche che avevano sconfitto la dittatura fascista e che avevano poi costruito la Costituzione. Ecco, questa idea di scuola sulla quale lo Stato deve investire venne meno. Lo si è visto praticamente negli anni immediatamente successivi, quando si è cominciato a tagliare in maniera drastica il finanziamento della scuola. La scuola ha visto ridursi parecchio i propri fondi e diventare un qualche cosa in cui si lottava per fare una competizione per poter riuscire ad essere un po' meglio degli altri, a trovare qualche studente in più da reclutare, perché poi i finanziamenti dipendevano anche dagli studenti che avevi. Si è cominciato a parlare di aziende che devono introdursi nelle scuole per poter finanziare progetti particolari, cioè in sostanza si è creato un meccanismo per cui la scuola non è più qualche cosa di garantito dallo Stato per tutti, uguale in tutta Italia, ma comincia ad essere diverso avere la scuola in una realtà ricca dove si possono trovare finanziamenti e sponsor che ti finanziano le aule, i laboratori, computer o anche magari qualche borsa di studio, oppure vivere in una realtà povera dove nessuno aiuta la scuola. E anche qui, eventualmente, l'auspicabile ruolo di riequilibrio da parte dello Stato è venuto meno. Ma la domanda con la quale vi voglio lasciare è: ma è veramente finito tutto? Davvero l'idea di una scuola democratica che dia istruzione e cultura a tutti e faccia progredire il genere umano è morta? Beh, quello che stiamo vedendo proprio in questi anni, una pandemia, oppure la robotizzazione che praticamente rende obsoleti molti posti di lavoro, che quindi vuole un nuovo tipo di cittadino capace di governare il progresso, oppure le crisi ambientali. Ecco, tutto questo ci fa capire che da solo il mercato non è più in grado di garantire benessere e prosperità a tutti. C'è bisogno, da un lato, degli stati che devono riprendere il loro ruolo e tornare ad intervenire sull'economia, ma dall'altro ci si rende conto anche che la via d'uscita è ancora una sola volta la cultura. L'ultimo anno ci ha fatto vedere che le istituzioni europee lo hanno capito, stanno cominciando a muoversi. La domanda però è: avranno la forza di imprimere questo cambiamento al pianeta? Beh, probabilmente questo dipenderà dalla forza che i cittadini sapranno dargli. E i cittadini del futuro siete voi. Grazie ragazzi.